Una sfida all'ultimo respiro, non bellissima sul piano della prestazione di entrambe le squadre, ma tirata ed incerta. Il big match dell'undicesima giornata della Serie B femminile di basket tra Rainbow Catania e la Fenice Priolo ha in parte rispettato le attese. Le catanesi debuttano nella nuova sede di San Pietro Clarenza con un 51-46 in favore, che vale la vetta solitaria della classifica. Risultato maturato dopo un match che ha vissuto momenti ben diversi tra tempi regolamentari ed overtime. Parte meglio la formazione priolese con l'ex Rainbow Mbombo scatenata che macina il sorprendente break iniziale di 0-7 per le ospiti. Le ragazze di Deborah Bruni carburano poco a poco, riuscendo a contenere lo svantaggio grazie ai liberi di Lamanna e Nucera e dal timbro di Valentina Parisi. Il primo cambio spartito avviene nel secondo tempo con le etnee che capovolgono il risultato grazie alle triple di Costi, Parisi e Parrinelli, mentre le priolesi non riescono ad andare a segno fino a pochi istanti dalla sirena di metà gara con Guerri. Il 19-15 della pausa lunga rispecchia l'equilibrio del match, che dopo il cambio campo si incattivisce. Lambombo guida le priolesi al controsorpasso sul 21-22, le ragazze arcobaleno sembrano accusare il colpo, ma i centri di Caruso prima e Chiarella poi restituiscono loro vantaggio e sicurezza. Nel quarto parziale succede di tutto, Guerri trascina la Fenice ad un nuovo vantaggio con due triple, la Rainbow perde Valentina Parisi, trasportata fuori campo per infortunio. L'episodio carica ulteriormente le catanesi, che accese dal tifo sugli spalti, riescono ad agguantare il 41 pari che trascina la sfida all'overtime. Nei 5 minuti extra, Priolo, complice anche le uscite di Quadarella e Vicario per limite falli, finisce il carburante, mentre tra le padrone di casa è Capitan Ferlito che si mette la squadra sulle spalle, realizzando con freddezza, tra l'altro, un 4 su 4 da libero che scava il gap decisivo per il 51-46 finale. A fine partita arriva l'analisi di coach Deborah Bruni. Sono molto soddisfatta delle ragazze perché hanno messo carattere dal primo minuto all'ultimo. Una nota di un po' che non mi piace è il fatto che si è fatta male Parisi, quindi il nostro playmaker titolare non l'ho avuta nell'ultimo supplementare, quindi sono un po' dispiaciuta e mi auguro che vada tutto bene. Il campionato è lungo, è difficile, basta perdere una partita e già sei seconda, e quindi godiamoci questa giornata e poi domani subito al lavoro. Con la vittoria sulla Fenice, la Rainbow Catania guadagna la vetta solitaria della Serie B siciliana. Le catanesi staccano le priolesi e mantengono inalterato il vantaggio sul CUS Messina, vittorioso senza fatica a Reggio Calabria, e sull'Ad Maiora Ragusa, che approfitta di un weekend poco fortunato della Stella Palermo. Per l'Etnea adesso resta da valutare l'entità dell'infortunio di Valentina Parisi, mentre già all'orizzonte si profila la trasferta messinese in casa della Rescifina.